oggi è il primo giorno dopo la Pasqua. E la Chiesa ci ha fatto leggere dal Vangelo di Matteo come le donne, dopo essersi assicurate che Gesù era risorto, corrono, perché così gli hanno detto gli angeli, agli apostoli in Gerusalemme per portare l'annuncio. Questo lo dice Matteo. Allora, le donne dal sepolcro vanno in Gerusalemme, il sepolcro stava fuori le mura. Perché le donne? Perché al cimitero chi ci va? Gli uomini poco. Al cimitero dei rivoli, se uno facesse la conta degli uomini che entrano, delle donne, certamente si renderebbe conto come la maggior parte sono le donne, non sono gli uomini hanno altro da fare, non possono stare a combattere col cimitero. Le donne in maniera particolare hanno, cioè, un rapporto con la vita, anche nella preghiera che ho detto poco fa, c'è scritto: o Padre, che fai crescere la tua Chiesa donandole sempre nuovi figli. Dopo la messa una nuova figlia entra a far parte della Chiesa, è quella piccolina, e chi ce l'ha in braccio? La donna, qualche volta pure il papà, ma è raro, in genere è la mamma che lo porta, ma poi questa è piccolina, quindi è proprio la mamma a dietro a portarlo. Quindi il rapporto con la vita ce l'hanno soprattutto le donne, da ogni punto di vista. Quest'anno addirittura hanno fatto la Via Crucis, a me non è piaciuto quello, per le donne in maniera particolare, quello che è stato incaricato di fare i testi della Via Crucis ha messo in evidenza la presenza della donna nella Via Crucis. Io avrei preferito che avesse parlato di Gesù, no, non delle donne. Nella Via Crucis è Gesù che sta al centro, e non certamente le donne, l'ha messo bene. Allora, perché tutto quello che dico qui viene sempre registrato, allora non a vedere se sta messo a posto, devo stare pure attento a quello che dico. Allora, infatti ci furono diverse visite delle donne alla tomba, non degli uomini, delle donne, tanto che i nemici di Dio, i nemici della Scrittura, i nemici della Chiesa e anche quelli che non sono nemici ma sono critici e non hanno abbastanza intelligenza per capire cosa dice la Scrittura, hanno affermato che i Vangeli sono stati scritti tardi perché i racconti delle diverse visite fatte dalle donne alla tomba non coincidono. In una visita sono successe delle cose, poi in altro che dice un'altra visita delle donne ma sono successe altre cose. Allora questo dice che sono tre, questo dice che sono tante. Se vedete, non sono racconti storici gli Evangeli. Io ho fatto uno studio particolare non soltanto sulla resurrezione di Gesù ma su tutto quanto quello che riguarda la resurrezione di Gesù, comprese le visite delle donne. Ci ho studiato con calma e ho scritto che dicono sciocchezze quelli che insegnano queste cose, perché in realtà le visite raccontate dai evangelisti sono in tutto quattro, ma sono diverse, non è una visita. In tre visite sono le donne, in una ci stanno Giovanni e Pietro. Adesso io brevemente cercherò di farvi capire in che modo sono accadute le cose, brevemente, più breve che posso.
Le donne non furono ammesse alla sepoltura di Gesù, soltanto gli uomini. Alcune di esse, solo alcune di esse, rimasero a distanza dal sepolcro mentre avveniva la sepoltura e se ne andarono solo tardi, chi un po' prima, chi un po' dopo, ciascuno per proprio conto. Alcune di loro andarono abbastanza presto via dal sepolcro per poter comprare gli aromi, perché non era ancora chiusi i negozi, diciamo. Altri invece troppo tardi e quindi non fecero in tempo. Il sabato non ci si poteva andare a visitare il sepolcro, mica perché era proibito andare al sepolcro, perché non si potevano fare i pasti. Gli ebrei di sabato devono contare quei pasti che facevano, non più di tanti, quindi il sabato niente, non ci vanno. Possono andare il giorno dopo il sabato, che sarebbe la Pasqua, la domenica. Al mattino, prima che sorga il sole, si mettono in cammino tre persone che si erano già preparate, ci avevano in mano gli aromi, i profumi, non per imbalsamare Gesù, che è ridicolo, per imbalsamare una persona ci volevano tre mesi, ma per versare questi vasetti di profumi sopra Gesù. Questo facevano gli ebrei. Oppure si portavano dei profumi da bruciare, quindi solo profumi portavano, non fiori, moccolotti o cose del genere, come facciamo noi. Loro portavano profumi, profumi da versare e profumi da bruciare. Gli uni per purificare l'ambiente, l'altro per aggiungere altro profumo a quello già dato. Allora immaginate questi tre che escono di notte, quando stanno camminando, a un certo punto dietro il Monte degli Olivi sorge il sole e sentono come un terremoto. Boom! Hanno paura, si fermano, osservano, o si accorgono che non è successo niente. Cioè, ma questo terremoto che sarà? Camminano un altro poco e vedono che la grande pietra che ostruiva l'entrata al sepolcro, la pietra circolare, spessa, alta, che ruotava in un canaletto, avanti e indietro, non ci voleva molta forza, ma era pesantissima, non stava più al posto suo, ma non è stata rotolata, come qualcuno lì dice, sbagliando il verbo, è stata ribaltata, cioè questa pietra è saltata per aria e ricaduta per terra, e si è addirittura spezzata. È la porta della morte, degli inferi, che è stata vinta la morte, e la porta non è stata aperta, ma scassinata, di modo che non si può più chiudere quella porta lì. Ormai la vita ha vinto sulla morte. Queste tre persone, quando giunsero in vista della pietra che era saltata, del sepolcro aperto, una di loro, Maria di Magdala, immediatamente pensò: hanno rubato il corpo del Signore. E allora di corsa, senza porre indugio, andò a Gerusalemme ad avvertire Pietro e Giovanni. Io mi domando, perché Pietro e Giovanni? Secondo me gli apostoli forse non si erano ancora radunati insieme, erano scappati quando Gesù è stato preso prigioniero. Gesù stesso gli aveva detto: lasciateli liberi. Invece Giovanni e Pietro l'avevano seguito in qualche maniera, poi Pietro l'aveva rinnegato, si vergognava. Loro dove stavano nel cenacolo? Quindi avvertirono loro e questi di borsa andarono verso il sepolcro. Le altre due si avvicinarono e entrarono dentro per vedere cosa sarà successo. Non ci danno nessuna descrizione. D'altra parte, se ce l'avessero data la descrizione, non avrebbe avuto paura, perché le donne non avevano la capacità di essere testimoni. Poveracce, le donne non potevano dire la verità, quindi non venivano prese in considerazione. Allora, l'unica cosa che ci raccontano è che videro due angeli, o uno, non mi ricordo, i quali gli dissero: che cosa siete venuti a fare? A ungere il corpo del Signore? Ma il Signore non è qui,
è molto gentili, è risorto. Andate agli apostoli e avvertiteli che il Signore è risorto, portategli il messaggio, e che li aspetta in Galilea. Questi rimasero frastornati, gli angeli. E chi ci va agli apostoli? Che vi raccontiamo, che abbiamo visto gli angeli? Quelli ci dicono, voi siete matte, le donne sono sempre al solito, mezzo visionarie, no, non ci vanno, escono, camminano un po', ma non ci vanno. Intanto la Maddalena è arrivata, ha avvertito Pietro e Giovanni, sono gli apostoli più importanti, perché Pietro è il capo della Chiesa temporale, Giovanni è il capo della Chiesa spirituale. Io l'ho spiegato qui tante volte, ci sono due chiese praticamente, la Chiesa non è una, sono due, e non è che sono staccate, sono strettamente unite, ma hanno due modi di essere. Uno c'è il Vaticano, diciamo, ed è importante, perché senza il Vaticano i cristiani chi li protegge? Nessuno. Poi ci stanno quei cristiani spirituali che non hanno niente a che spartire con le pompe del Vaticano, con la potenza del Vaticano, però amano il Signore nel silenzio. Quella è la Chiesa spirituale, e sono necessarie sia l'una che l'altra. Alla fine quella che il Vaticano sparirà e quella spirituale raggiungerà la perfezione. Allora, non appena glielo dicono, questi due di corsa vanno a vedere che cosa è successo. Il racconto l'abbiamo letto ieri, l'ho spiegato mille volte, ci ho scritto un libro su quel racconto, perché quando essi entrano, gli angeli non li vedono. Da una parte è vero che le donne vedono angeli e gli uomini niente angeli, non li vedono, ma vedono che cosa c'è rimasto dentro. Io penso che gli angeli il Signore ce l'ha messi, cioè, perché queste donne hanno un modo di fare, quando vedono una cosa che non sta bene la mettono subito a posto, allora la piegano e la mettono, non devono toccare niente, le donne non devono toccare nulla, dentro deve rimanere com'è, e per questo impedisce loro di toccarla, e poi le manda via. Quando arrivano loro due, come ho detto, gli angeli non ci stanno, ma mi descrivono puntualmente che cosa vedono là dentro. Sono le tracce della risurrezione. Le traduzioni che leggiamo sono sbagliate e non si capisce niente. Io ho scritto un libro e ci ho messo una vita per farlo fatto bene al massimo, per dire come deve essere tradotte quelle parole e che cosa effettivamente hanno visto. Quello che hanno visto dimostra la risurrezione di Gesù. Gesù è veramente risorto. Adesso Pietro entrò, non capisce bene, perché Pietro non capiva mai bene, c'era la mente un po' più ristretta, e rimane stupefatto a vedere quella roba, come sta, e me la descrive, perciò non è influenzato dalla fede, lui non ha capito, ma vede e descrive. Entra Giovanni, che era più giovane, e per rispetto l'aveva fatta entrare prima, e non mi descrive nulla, perché già la descrizione l'ha fatta Pietro, e dice che lui entrò, vide, comprese e credette. È il primo uomo in assoluto, è il primo uomo in assoluto, la prima creatura che ha creduto nella resurrezione di Gesù senza vedere Gesù risorto, senza l'apparizione. Gli altri crederanno perché Gesù appare risorto, lui vedrà anche Gesù risorto, ma lui ha creduto prima. E allora, quando ero ragazzino, ho detto, se Giovanni ha creduto prima, lui deve aver visto una cosa che l'ha fatto credere, e se io riesco a vedere quello che lui ha visto, crederò pure io, senza bisogno di avere la fede in quello che mi dice la Chiesa. Io ho la fede in quello che dice la Chiesa, ma ce n'ho di più se capisco che Gesù è certamente risorto,
perché sono rimaste le tracce, e le tracce non ce le ho messe io, ce le ha messe Dio, per Giovanni e pure per me. E allora questo libro, da allora che l'ho scritto, non so, dall'80, 82, è in giro per il mondo, e tanti mi hanno detto, mi hai confermato nella fede, ma sacerdoti, e tanti hanno detto, anche ultimamente, alcuni vescovi hanno detto, è un libro bellissimo, è stupendo. Io spero che fra un po' di tempo, questo verrà detto, a tutti deve essere detto, che la resurrezione di Gesù non è solo un atto di fede. Cioè, io non credo che Gesù è risorto perché faccio un atto di fede nelle parole scritte dagli apostoli. Non è solo questo, è anche un fatto storico. Che la scienza, quando è vera scienza, me lo può dimostrare. Prima facendo la traduzione fatta bene. Se tu mi sbagli la traduzione, ti dico, se non dice più niente. Ma se tu fai le cose fatte bene, alla fine concludi, certamente Gesù è risorto. È il libro comprende uno studio del Vangelo e poi uno studio sulla sindone, anche la sindone. Ecco perché la sindone io me la tengo là, stretta, perché quello è il volto di Gesù, è sicuro, quello è il corpo di Gesù, è sicuro. È come un figlio si tiene la foto della mamma accanto al letto, o al contrario, una mamma si tiene la foto del figlio morto addirittura sul petto. Beh, io mi sono messo il volto di Gesù qui intorno, perché? Perché lui è il mio Dio, il mio Salvatore, il mio tutto. E non capisco perché non c'è questo amore per il volto di Gesù. Quindi una volta che si capirà quello, faranno anche questo. Allora, la prima visita è stata fatta, sono partite in tre, sono arrivate in due. Quelle due hanno ricevuto un messaggio, andate a dire che è risorto, già hanno coraggio e stanno per la strada. La Maddalena intanto, dopo la corsa che ha fatto, si è riposa. Quando si è riposata, ritorna un'altra volta al sepolcro, entra dentro, cercando sempre senza toccare nulla. Perché ci sta l'angelo pure per lei, cercando il corpo di Gesù, e piange. Maddalena è quella che piange, ama tanto Gesù, tantissimo, e piange, non si vergogna. Le altre donne non piangevano, erano addolorate ma non piangevano, la Maddalena piange, è certo. Io credo un angelo che appare gli dice, donna, perché piangi? Invidia un po' la Maddalena che ama così tanto Gesù. Dice, hanno rubato il corpo del mio Signore, se l'hai preso tu, dimmi dove l'hai messo, che lo vado a prendere io. Pensa, lei si incollava al corpo di Gesù, sì, ma quando uno ama è pronto a fare tutto, lo vado a prendere io, dove l'hai messo? Poi si sente, vede un uomo che sembra il giardiniere. E allora si rivolge pure a lui e gli dice, se sai dove sta il corpo di Gesù, dimmelo. E questo fa, Mariam, è la voce di Gesù. Lei la riconosce subito, che è la voce di Gesù. Quello era Gesù. Allora, se Giovanni è il primo uomo in assoluto che crede nella risurrezione di Gesù senza vederlo risorto, la Maddalena è la prima creatura in assoluto a cui Gesù si presenta risorto. Non è un uomo, è una donna. Gesù si è fatto vedere risorto a una donna e parla con essa e dimostra tutto il suo affetto, l'abbraccia. Secondo me l'abbraccia così. Dice, ma Gesù non si fa abbracciare la Maddalena? Ma sì che si fa abbracciare, quando la persona gli vuole bene. E poi sparisce, se ne va. Arrivano il gruppo delle donne, quelle che devono comprare i profumi, quello più numeroso. Quando arrivano, entrano nel sepolcro. Un'altra volta ci sta l'angelo, li accoglie in malo modo,
dice, ma perché venite a cercare un risorto qui nel sepolcro? Ve l'aveva detto che lui sarebbe risorto. Non è stato gentile con loro. Perché? Perché forse avevano incontrato quelle altre donne e non gli avevano creduto. Avevano incontrato le altre donne, non gli avevano creduto. Andate a portare l'annunzio agli apostoli. Finisco perché sennò la bambina si stanca. E noi oggi abbiamo detto che cosa accade a queste qui. Allora le visite sono state prima due donne, poi Pietro e Giovanni, poi la Maddalena e poi un gruppo di donne, tutte le donne praticamente, che si sono ricomposte insieme, le quali ancora non ci credono tanto alla resurrezione di Gesù. Ecco che cosa abbiamo letto. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annunzio ai suoi discepoli, ed ecco Gesù venne loro incontro, dicendo, saluti a voi, ma io credo che non sia salute, comunque dopo lo voglio vedere in greco che c'è scritto, salute, ma, ed essi avvicinatesi, gli si strinsero i piedi e lo adorarono. Si è fatto vedere Gesù risorto per primo alle donne. Agli uomini si farà vedere nel pomeriggio della giornata, nel cenacolo. E disse loro, non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vanno in Galilea e là mi vedranno. E così io vi ho raccontato le visite fatte al sepolcro dalle donne in quella mattina, tutto quello che è successo quella mattina. Adesso salgo sull'altare per celebrare. Lo puoi tenere dentro? Se... No, forse. Grazie.